È un Pescara in calo di risultati, quello dell'ultimo mese di campionato. Dopo aver toccato l'apice con la prestazione di La Spezia, che aveva dato forza al primo posto da poco conquistato e che era stata giustamente celebrata come una delle migliori prove stagionali del Delfino, assieme a quella col Benevento, i biancazzurri, fin lì autori di 18 punti in 8 giornate, hanno raggranellato 5 punti nelle successive 5 giornate. L'unica vittoria di questo miniciclo, quella su Lecce, è arrivata nel finale, con i salentini ridotti in 9 uomini. Una lettura più attenta della classifica ci dice che tra le prime 6 squadre il Pescara e il Lecce non hanno ancora riposato. Potenzialmente Cittadella, Benevento e Salernitana possono agganciare il Delfino al secondo posto, mentre il Palermo, primo della classe, potrebbe avere un vantaggio di 5 lunghezze. Va detto anche che il secondo posto in classifica dopo 13 giornate è un gran risultato, al di sopra di ogni più rosea aspettativa, e questo va rimarcato. Ma i dati appena riportati e il grande equilibrio che regna nella cadetteria rendono il mese di dicembre molto probante per i biancazzurri. 5 partite più il turno di riposo prenatalizio, 5 test che diranno se questo Pescara può restare nelle zone nobili della classifica, facendo fronte anche a una defezione pesante come quella di Ugo Campagnaro. 5 test che faranno capire se questo rallentamento è fisiologico o se è l'inizio di un processo che porterà i biancazzurri verso posizioni più mediane. Verdetto che poi costituirà un fattore nello sviluppo della sessione invernale di calciomercato. Restare vicino al vertice potrebbe indurre la società a fare qualche sforzo. Allo stato è necessario acquistare un terzino sinistro di ruolo, alternativo a Del Grosso. Valutazioni anche in attacco. Cocco era già tornato ai margini, mentre la partita con l'Ascoli ha fatto venire fuori il mal di pancia di un Monachello che forse si aspettava di essere più al centro del progetto tecnico. Dicembre sarà un mese importante anche per lui, con la ipotesi di una fine anticipata del prestito tutt'altro che da scartare se non ci saranno segnali incoraggianti. Prima tappa del nuovo mese è il match di domenica prossima al Curi contro il Perugia degli ex Melchiorri, Ghiomber e Berre. Proprio quest'ultimo è il perugino più in forma, l'autore del gol promozione di Trapani, ha tratto giovamento dal nuovo ruolo, quello di trequartista, e va in gol da 4 partite consecutive. Da valutare Melchiorri, uscito malconcio dalla partita col Benevento per una botta al ginocchio. Potrebbe recuperare l'attaccante nordcoreano Han, mentre saranno assenti lo squalificato Falasco e l'infortunato Bianco.